i primi versi del canto terzo del Purgatorio. Quindi abbiamo appena letto come termina il canto secondo, proseguiamo quindi con i versi successivi. Siamo sempre sulla spiaggia dove incontreremo la prima schiera di negligenti, sono i negligenti morti scomunicati, che incontreremo soprattutto la volta prossima. Qui abbiamo l'illustrazione di Gustave Doré, un illustratore che ci fa capire un pochettino cosa vuol dire che inizia la salita. Inizia anche la difficoltà della salita, perché qua abbiamo una montagna da scalare, una montagna molto alta, dirupata, scoscesa. Così l'ha resa Gustave Doré. Avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna, rivolti al monte ove ragion ne fruga, anche se, quindi, la fuga improvvisa dispergesse, spargesse, costringesse a scappare, quindi, tutte le anime che avevano ascoltato il canto di casella, adesso sono indotte a prendere la strada verso la montagna, rivolti al monte ove ragion ne fruga. Dovete sapere che ragione nel Medioevo significava giustizia. Tant'è vero che il palazzo della giustizia nel Medioevo si chiama Palazzo della Ragione. Se andate, insomma, a Firenze, in altri posti, il Palazzo della Ragione è il Palazzo di Giustizia. Insomma, il monte è là dove la giustizia divina, ovviamente, ci esamina, ne fruga. E quindi verifica se siamo degni della salita, no? Verso il cielo. Io mi ristrinsi alla fida compagna. Io mi accostai, mi strinsi proprio, mi avvicinai stretto stretto alla fida compagnia dell'unico, insomma, che poteva stare vicino a me, insomma, che poteva accompagnarmi, che è Virgilio, ovviamente. E come sarei io senza lui corso? E come avrei potuto correre, quindi salire, insomma, questa montagna senza di lui, senza la mia guida? Chi m'avria tratto su per la montagna? Chi mi avrebbe condotto su attraverso la montagna, se non Virgilio? Il canto si apre con una prospettiva psicologica, come dire, una fase molto particolare dal punto di vista psicologico di Dante. È il momento del pentimento. Questo, diciamo, segna questa cantica in generale, l'inizio del terzo canto in modo particolare, no? Cioè sono stati un po' anche umiliati o comunque feriti dal rimprovero di Catone. Dante e lo stesso Virgilio. Dante si stringe alla sua guida, ragione, Virgilio non sarà solo accompagnatore nel purgatorio, ma anche maestro di dottrina, anche in questo canto. Spiegherà tante cose, insomma, Dante. El mi parea da se stesso rimorso, però Virgilio è stato colpito anche lui. Catone rappresenta l'integrità morale, l'altezza della visione, diciamo, subito teleologica, che ha in mente il fine, lo scopo, ecco, del viaggio. Virgilio no. Anche Virgilio si è lasciato un po' trascinare dalla bellezza del canto di casella. Oh, dignitosa coscienza e netta, come te picciol fallo amaro morso. Cioè, dice, la coscienza, valorizza la coscienza di Virgilio, che è un grande, diciamo, e che prova un grandissimo dolore, una grande amarezza, anche per un piccolo errore che ha fatto, quella piccola non distraetevi, appunto. Oh. La piccola distrazione di Virgilio ha causato in lui un amaro morso. E voi invece vi distraete senza provare nessun pentimento di questo. Oh. Questo non va bene. Testimonia che non avete un animo grande come quello di Virgilio. Allora c'è un piccolo animo noi? Insomma, se stiamo a vedere un po' quello che dice Dante, direi di sì. Oh.
quando li piedi suoi lasciar la fretta. Attenzione, ovviamente quando qualcuno ti rimprovera, ti dice di camminare, tu corri, è chiaro che dietro questa fretta c'è anche, come dire, un po' del senso di umiliazione, riconoscimento della colpa. E uno scappa, quando scappa è perché ha la, diciamo, la coda di paglia, diciamo. L'onestade ad ogni atto dismaga, cioè toglie, dismaga, toglie fasci. Sentite, io non riesco a spiegare, però se voi parlate fra di voi. Dicevamo quindi che fare le cose in fretta toglie onore, toglie dignità, toglie anche fascino, dismaga, toglie un valore, insomma, alle nostre azioni, ad ogni atto. La mente mia, che prima era ristretta, quindi la mia mente, che era tutta quanta intenta, adesso vedremo che cosa, adesso, per fortuna, anche Dante e Virgilio, dopo questa prima fase di grande amarezza, tensione, perché sono stati colti nel segno, insomma, da Catone, adesso verranno fuori delle domande, riprenderà il cammino con maggiore serenità. La stessa guida, lo stesso maestro Virgilio riconosce il suo errore, anche se è un piccolo fallo, un piccolo errore, capite? Ha un amaro morso, prova amaro morso. Anche in questo è un modello per Dante, che inizia qui la sua ascesa di purificazione. Lo intento rallargò. La mia mente quindi può allargare l'orizzonte, lo intento, lo sguardo. Sì come vaga, così come desiderosa. La mia mente era desiderosa. E diedi il viso mio incontro al poggio che in verso il ciel più alto si dislaga. E quindi mi indirizzai verso la montagna, il poggio, l'altura, che verso il cielo si allarga. Dislaga, esce fuori da un lago chiuso e diventa qualcosa di aperto. Ma qui dobbiamo notare i neologismi di Dante, ce ne sono due, in rima addirittura. Dismaga, dislaga. Lo sol che dietro fiammeggiava roggio, il sole che dietro questa montagna, insomma, fiammeggiava, cioè si intravedeva con il suo colore rosso intenso. Roggio e rotto sono in enjambment, sono in assonanza fra di loro. Oltretutto, oltre ad avere le stesse identiche vocali, le O, iniziano allo stesso modo, quindi con la R. Hanno delle consonanti raddoppiate. Roggio raddoppiata la G, rotto raddoppiata la T. Rotto m'era dinanzi alla figura, cioè io facevo ombra, che aveva di me dei suoi raggi d'appoggio. Questa cosa che lui non aveva sperimentato nell'inferno, c'era la tenebra e non si vedeva il sole, non c'era il sole, e quindi di conseguenza non c'era l'ombra. Però si stupisce di questo fatto, che lui fa ombra e invece Virgilio no. Virgilio è un'anima, è inconsistente, quindi non fa ombra. Ma non anticipiamo, adesso ci sarà la spiegazione. Io mi volsi dal lato con paura, io mi volsi al mio fianco dove c'era Virgilio con paura d'essere abbandonato, la paura di non avere più la guida al mio fianco. Quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura, quando vidi che solamente io facevo ombra, c'era solamente la mia ombra e non quella di Virgilio, pensavo di essere solo, che non ci fosse Virgilio a fianco a me. È il mio conforto, perché pur diffidi? Non ti devi impaurire, non ti devi preoccupare. Se io non faccio ombra è perché sono un'anima. Tu sei un uomo vivo, certo che fai ombra quando c'è il sole. Ma io no. A dirmi cominciò tutto rivolto. Non credi tu me teco che io ti guidi? Espressione che ha un po' qualcosa forse del dialetto fiorentino, dell'espressività proprio dell'oralità, e poi ha tutto un insieme di pronomi personali, di prima e seconda persona, concentrati in un unico verso. Tu, me, teco, io e ti. Insomma, non hai fiducia in me? Non hai fiducia nel fatto che io ti guidi, che io continuo a guidarti? Io sono ancora a tuo fianco. Ecco, qui abbiamo una raffigurazione di Ingres, un famoso pittore
vissuto a cavallo tra 700 e 800. Virgilio legge l'Eneide a Augusto, Ottavia e Livia, e mentre sta leggendo l'Eneide, una delle due, adesso non ricordo bene chi delle due, sviene, non è morta, sviene solamente. È talmente presa dalla lettura dell'Eneide, insomma, che sviene. Questo è stato rappresentato da questo famoso pittore. Virgilio stava leggendo il sesto libro dell'Eneide, dove si narra dei morti. Era talmente presa dalla e colpita da questa lettura che era svenuta.